solcare i mari è reale. Navigare è virtuale. Suzuki è Smart Vai. Acquista il tuo motore fuoribordo Suzuki. Approfitta delle promozioni sul nuovo negozio online. Lignano Boss Show, ci siamo incontrati con Tita Zen, che col quale abbiamo fatto, vi ricordate, 2 anni fa eravamo proprio qua a pescare i tonni, una bellissima gara, avevamo partecipato a questa competizione. Lui è Custom Boas, quella che vedete alle nostre spalle è una barca storica, una barca che, pensate che questa barca ha 40 anni, loro l'hanno voluta esporre qua a Lignano Boa Show per dare per fare un esempio, per far vedere cosa sono in grado di fare. Questo era quasi un relitto, una barca che ormai aveva terminato il suo ciclo di vita. Beh, eccola qua, Caccia e Pesca, una barca che qua conoscono tutti, una barca che è ritornata nuova. Cioè, se voi la vedete dalle immagini, sembra una barca, io quando l'ho vista pensavo fosse un modello nuovo del Caccia e Pesca. No, è una barca che loro l'hanno riportata appunto alla sua seconda vita. Dicevamo appunto Custom Boas, Tita, ecco, questo è un esempio di quello che voi potete fare. Qua molti presentano barche in pronta consegna, questa non è in pronta consegna perché c'ha già chi ha voluto riportarla in vita, quindi c'è il suo proprietario che però ve l'ha. Va concesso di portarla per dimostrare, per far vedere che cosa si può fare una barca che ha quasi mezzo secolo. Sì, esatto. Abbiamo voluto appunto portare questo prodotto per far vedere che cosa è realmente Custom Boats Italia. Questa è una barca che qui ha fatto realmente la storia, è una barca del cantiere nautico Ceccherini. Ce ne sono tantissime nella laguna di Marano e di Grado, è una barca che ha più di 30 anni sicuramente, è una barca che qui viene utilizzata per la pesca sportiva e per la caccia. Il cliente che ha questa barca qui è un cliente molto tecnico, sia il cacciatore che il pescatore, ma soprattutto in questo caso il pescatore ha veramente delle esigenze molto particolari. La pesca si è evoluta. Ci sono nuove tecniche di pesca, nuovi sistemi di pesca, uno fra tutti è quello dell'utilizzo del vivo, che una volta si faceva molto meno, e quindi la barca è rimasta un po' indietro e le persone hanno bisogno di qualcosa in più. Ma proprio per il fatto che ognuno di noi ha un sistema diverso di utilizzo della barca, ognuno di noi la vive in modo diverso, la produzione di serie non può inevitabilmente accontentare tutti, è impossibile riuscire a fare una barca che vada bene a tutti, perché ognuno usa la barca a modo proprio. E poi siamo tutti diversi proprio anche fisicamente, c'è chi è alto, chi è basso, chi è più voluminoso, chi pesa di più, chi pesa di meno, quindi sono tante anche proprio sulla persona, però come dicevi sono anche molte caratteristiche che sono legate anche al modo in cui noi pratichiamo quella tecnica. Assolutamente sì. In questo caso il nostro amico Fabio ci ha portato la sua barca che lui usa da anni, barca che aveva... Ormai era arrivata a fine ciclo. A fine ciclo, ma che volendo avrebbe potuto usare ancora per un bel po', con le idee molto chiare, lui sapeva perfettamente che cosa la sua barca mancava. Ed è questa è una delle caratteristiche del lavoro di Custom Boats Italia, cioè noi... quando il cliente arriva con la sua barca ci dice esattamente che cosa della sua barca va bene e che cosa invece della sua barca va male o che cosa manca nella sua barca. Quindi quello che noi riusciamo a fare è intervenire proprio sulle cose che il nostro cliente ci indica specificatamente. In questo caso Fabio ha detto a me serve la vasca del vivo, lui per esempio aveva bisogno di una seduta un po' più alta del solito perché è un ragazzo alto, voleva assolutamente un'imbarcazione autosvuotante perché una delle caratteristiche del cacciapesca storico proprio è il fatto che ha le murate basse e difficilmente è autosvuotante. Quindi in questo caso noi stiamo portando una barca che è un po' un caso estremo, perché qui abbiamo fatto veramente di tutto. Questa è stata allungata, è stata alzata, è stato rifatto il calpestio, sono state fatte le vasche sia sulla seduta, vasca del vivo e gavone di poppa, è stata rigelcotata completamente perché ormai arrivati a quel punto abbiamo deciso anche di rigelcotarla e siamo arrivati praticamente ad una barca nuova.
E quindi abbiamo voluto proprio portare questo esempio perché purtroppo non possiamo avere la barca come era prima, perché è sotto a questa. Però qualche foto ce la mandate magari. Assolutamente sì, ma per far capire proprio che c'è la possibilità anche da una barca datata, ma come in questo caso, datata ma una barca di qualità, perché Ceccherini è un'imbarcazione che qui è realmente spopolato e sta spopolando tuttora. Si può ottenere un risultato che soddisfa in pieno le esigenze di ogni singolo cliente. Questo ci tenevo, ecco, a far spiegare questo, perché molto spesso customizzare, pensate che sia personalizzare quelle che sono le solite cose, la cucineria piuttosto che il colore del gelcoat, sono cose che si fanno durante l'acquisto della barca, se prende la barca nuova. Ecco, perché loro lavorano anche addirittura su barche quasi nuove, proprio nella logica di non customizzare solo quello che tutti pensate che può essere il rivestimento, ma proprio sulla struttura, su quelle che sono le strutture della barca che la compongono. Quindi si va addirittura in questo caso ad allungarla, alzare le murate, piuttosto che qualsiasi intervento voi ritenete opportuno fare per vestirvela meglio addosso. Voi questo lo offrite su qualsiasi barca, da quella che ha 40 anni a quello che può avere anche solo 2 anni, ma magari nell'usarla in questi 2 anni abbiamo scoperto che abbiamo alcune cose sul quale non ci troviamo il feeling che vorremmo. Voi intervenite anche su quel tipo di barca. Assolutamente sì, collego le due cose, le unisco per dire che la barca in realtà è un mezzo che non ha un riciclo, ok? Quindi soprattutto magari scafi come gli scafi storici americani che hanno 20 anni, 30 anni e magari sono finiti in un piazzale o magari sono dismessi in un giardino, perché se passiamo con la macchina... Sono delle zone dove ci sono dei cimiteri. Esatto. Noi, partendo proprio dalla ristrutturazione della scocca, dell'opera viva, della parte strutturale della barca, possiamo unire due cose importantissime. La prima, evitare di consumare vetroresina e riciclare una barca che alla fine andrebbe abbandonata in un piazzale, e quindi facciamo anche una sorta di lavoro ecologico. E in secondo luogo riusciamo ad arrivare proprio alle esigenze del cliente, quindi quando la barca è la tua ce le dici direttamente tu. Quando la barca l'andiamo ad acquistare e l'andiamo a customizzare, insieme al cliente vediamo di creare il layout indicato per le sue esigenze. Quindi noi, a differenza diciamo della produzione di serie, quindi come dici giustamente tu, anche una barca che è nuova ma è standard, noi riusciamo a personalizzare la barca. La personalizzazione che può fare un cantiere si limita appunto a quello che vi ho detto prima, cioè quelle che sono la vestizione della barca, ma quando si parla di struttura, beh, è difficile che un cantiere ti venga incontro, perché giustamente hanno già gli stampi, hanno già tutto pronto, quindi non è che possono fare la barca. Quando si dice non c'è la barca perfetta, no, la barca perfetta si può avere come dal sarto, quando vai là, insomma, te la fa su di te la barca. A quel punto voi intervenite anche su barche nuove. Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, qui intanto, vabbè, Mincota, voi da sempre siete sposati con loro, motore che adesso ultimamente lo vediamo anche su barche da diporto. Questo è dedicato alla pesca, perché io vedo che spesso arrivano, lo lanciano giù di corsa perché devono fare lo spinning e inseguire magari, però ultimamente questi sono motori che vedo a bordo anche di barche da diporto. Sì, noi siamo orgogliosi di essere concessionario per Mincota, Cannon e Hummingbird. È una macchina eccezionale, sta prendendo sempre più piede, vabbè, nella pesca sportiva ormai quasi un accessorio irrinunciabile. Anche il diporto, un esempio sciocco però che capita tutti i giorni, quando ci si ferma ad attendere il proprio turno alla pompa di rifornimento con la barca, si viene scarrocciati con la corrente a destra e a sinistra, magari nei mesi di punta, luglio, agosto, ci sono tante barche che sono lì, che fanno slalom una sull'altra per aspettare il proprio turno alla pompa della benzina. Questo, un pulsante, un minuto, la barca rimane ferma, possiamo attendere 20 minuti, mezz'ora al nostro turno alla pompa, ci facciamo anche l'aperitivo, non facciamo rumore, non inquiniamo perché sono elettrici. No, sono macchine eccezionali che hanno tantissimi utilizzi diversi. Ripeto, nella pesca sono ormai diventati qualcosa di quasi indispensabile, e anche nel diporto stanno prendendo sempre più piedi, ne stanno facendo anche di dimensioni considerevoli, adesso riusciamo a tenere fermi barche da 30 piedi e più, quindi sono macchine che stanno migliorando sempre di più e che sono estremamente funzionali. Ecco, poi ha detto che non faranno mai le barche di serie, in realtà non è vero, c'è un progetto che loro hanno portato proprio qua a Lignano Boat Show, c'è un cartellone che dice che state sviluppando
sviluppando insieme a Friul Nautica quel progetto di, che poi è un caccia e pesca storico, ma che state valutando di produrlo proprio per accontentare tante richieste. Eh sì, infatti nel nostro manifesto c'è lo storico che non tramonta mai. Abbiamo un caccia e pesca. Come stavamo dicendo prima, l'evoluzione, il passare degli anni, anche il cacciapesca ha subito l'evoluzione, i cantieri la stanno sempre più aggiornando, la stanno facendo diventare quasi una barca da diporto, un center console, ma in questa zona, la laguna di Grado, la laguna di Marano, nella laguna di Venezia, ci sono ancora tantissimi affezionati del vero cacciapesca puro sangue. Noi abbiamo pensato, proprio in collaborazione con Friul Nautica, di riproporre il vero cacciapesca storico per gli appassionati del cacciapesca. Quindi, a differenza della nostra, diciamo, attività ordinaria, cioè quella della customizzazione, ci stiamo proponendo insieme a Friul Nautica per una produzione di serie per riportare in vita lo storico cacciapesca. Questo è Custom Boats Italia. Insieme a me, che oggi... E al tuo socio, che ricordiamo che oggi non c'è, ma... Infatti... Alessandro. Purtroppo è stato portato via, anche se è domenica per lavoro, e quindi non è qui con noi, però senza di Alessandro Custom Boat non starebbe in piedi, quindi salutiamo Alessandro che lavora anche la domenica. A parte che in un certo modo stiamo lavorando anche noi di domenica, dai, quindi... Non sentiamoci in colpa. Complimenti a Tita, complimenti ad Alessandro e a Custom Boat. Grazie per quello che state facendo per tutta la nautica. Ok, grazie a te Francesco, grazie a voi e ci vediamo presto. Ciao Tita. Ciao a tutti. Quindi abbiamo scelto, diciamo, piccole cose, ma che nell'insieme, già per la nostra azienda, riescono ad aiutare il pianeta, riescono insomma a dare una mano sotto l'aspetto green. Metti not only boat, a lifestyle. Made in Italy with passion and elegance. But elegance is not enough. Scanner Marine, special boat for special people.
said the way you move gonna make you swag, gonna make you groove. E sempre dalla quinta edizione del Lignano Boa Show ci siamo soffermati in una realtà che abbiamo conosciuto qua, Carla e Thomas, di Friuli Nautica, un'azienda che offre una serie di servizi rivolti proprio ai diportisti, assistenza per quello che è il rimessaggio, per quello che è la parte meccanica dei motori, per quello che sono gli allestimenti delle imbarcazioni, tutta una serie di servizi rivolti proprio a chi ha una barca, già una barca, e poi hanno dei brand importanti che loro rappresentano e qua hanno portato alcuni modelli che sono tutti in pronta consegna, perché questa caratteristica appartiene a questa edizione del Lignano Boa Show, a quello che è la manifestazione. Le barche che vedete non sono barche che poi dovete aspettare un anno per averle, ma sono barche in pronta consegna. Quindi, ecco, intanto è stato bello vedere tanta gente che è venuta. Sì, allora, nel primo anno che noi partecipiamo a questa fiera abbiamo visto parecchie persone. I nostri brand in particolare sono Italmar, poi abbiamo Mingolla, Alta Marea come gommoni, Tuccoli, e poi abbiamo un cantiere della Polonia che è il Silver Marine. Sono tutte barche in pronta consegna. Abbiamo anche i motori in pronta consegna Honda Marine da poter motorizzare. Le barche vengono allestite da noi completamente in base alle esigenze del cliente. E oltre a questo offriamo appunto tutti i resti dei servizi in cantiere con due capannoni di rimessaggio. Abbiamo quasi 3.000 metri al coperto e 3.000 all'esterno. Io ero dipendente di questa azienda di prima, abbiamo rilevato tutto. Siamo partiti in pieno Covid, quindi è stata un po' una sfida, diciamo. Il primo marchio che abbiamo preso è stato appunto Italmar, che ci ha dato pienamente fiducia a Nunzio e la Luisa. Da lì abbiamo iniziato a vendere bene e ad essere contenti, a contentare i clienti. Abbiamo detto: perché non ci ampliamo un po'? La Silver Marine ci è venuta a chiedere direttamente: vogliamo che voi vendete le nostre barche, va bene, abbiamo iniziato a vendere le vostre barche, è ok. Poi abbiamo iniziato con Danilo, l'abbiamo conosciuto 2 anni fa in fiera a Genova, è una persona anche lui squisita, e abbiamo iniziato un rapporto bellissimo anche con Danilo, e abbiamo iniziato anche qualcosa con Mingolla che stiamo insomma portando avanti. Ultimo brand portato in casa da poco appunto è Tuccoli. Per tutti quelli che amano andare a pescare. Bravissimo, esatto. Purtroppo non abbiamo nessuna barca qua perché non sono riusciti a prepararla. Sappiamo che per avere le barche lì sono... è quel famoso discorso per cui questa manifestazione a me piace, questo tipo di manifestazione, perché diversamente dai saloni di riferimento internazionale dove vi sentite rispondere sempre sì, la barca poi te la daremo forse l'anno prossimo, quello che vedete qua è in pronta consegna. Io dicevo poco fa che molte persone che vengono anche da lontano, da Milano, insomma dal nord Italia, ma qualcuno anche da più lontano, decidono quando scoprono quello che offre questa località di tenere la barca qua. Ovviamente a quel punto subentrano tutti questi servizi che stava elencando Thomas. Voi davvero fate un po' di tutto, da quello che è il rimessaggio alla lucidatura antivegetativa, tutte quelle lavorazioni che appartengono, perché io dico sempre che il post vendita è più complicato della vendita. Certo, noi ci occupiamo del cliente a 360 gradi. Quando lui ci affida la sua imbarcazione, noi ci pensiamo dalla A alla Z. Quindi nel momento in cui lui ce la consegna per il riposo invernale, noi gli offriamo appunto riposo invernale con copertura nylon all'interno oppure in piazza all'esterno. Noi ci occupiamo di antivegetative, lucidature delle carene, installazione di strumentazione elettronica come ecoscandagli, impianto radio e tutto quello che concerne insomma l'allestimento appunto dell'imbarcazione. E abbiamo anche una sede a Carlino dove prossimamente ci sarà uno showroom appunto dedicato soltanto alle imbarcazioni nuove in pronta consegna. Ecco, appunto imbarcazioni nuove in pronta consegna, facciamo una carrellata perché qua... Allora, quello che noi abbiamo portato qui a Lignano sono la Italmar VA19 Plus. È un'ottima imbarcazione anche per chi ha il primo approccio nel mondo della nautica, perché ha veramente delle dimensioni ridotte ma offre tutti i comfort e va bene anche con un 40 cavalli senza patente. Con un 40 cavalli senza patente, esattamente. La barca è lunga 5,70 m e 2,30 m, però veramente ha una cabina spaziosissima e anche degli accessori già inclusi che
Beh, Italo Marro lo conosciamo bene, Nunzio Dolce, insomma, una, Luisa. Sono Luisa certo, che è una persona fantastica, sono molto attenti a far sì che, ecco, una barca semplice ma esatto, con tante cose che la rendono anche prestigiosa. Esatto, esatto. Poi abbiamo portato una Mingola Brava 22 VA. E anche questa un'ottima imbarcazione, 6,50 m, però questa con patente, perché almeno un 150 cavalli va messo per una miglior resa in mare. Poi abbiamo portato la AM620, sempre in pronta consegna, del cantiere polacco Silver Marine. E anche questa è un'ottima barca, una ottima carena, e con delle prestazioni in mare veramente buone. E poi abbiamo l'altra, un gommone, io ho visto. Wave 24 GT, anche questo. A proposito, come va il mercato dei gommoni? So che qua ha fatto sempre un po' fatica, è una zona dove si predilige ancora la barca, ma sta prendendo quota? Secondo noi, che siamo anche noi alle prime armi, diciamo, per il gommone devi avere la mentalità, devi essere portato, però è una cosa che si sta riscoprendo molto in questi ultimi anni anche nei nostri mari, perché se ne vedono sempre di più. Beh, anche perché quindi, in effetti, forse qua erano più abituati che la barca la utilizzano molto in laguna, si esce poco in mare. Il gommone, se cominci a voler andare anche in Croazia, magari ti senti più tranquillo? Tranquillo, perché comunque ha un'ottima tenuta del mare, anche quando appunto mare è mosso. E noi abbiamo in pronta consegna il Wave 24 GT motorizzato con il 150 della Honda, colore white. È bellissimo, l'ho visto là in banchina, è bello, bello, bello. Sì. E poi abbiamo sempre poi in un'altra Italmar in acqua. Italmar VA 22 Plus, la versione luxury, quindi è la versione luxury, significa che è completamente accessoriata dal cantiere ed è un full optional, quindi possiamo trovare bagno separato, fornello, lavello, frigo in cabina, un'ottima cabina spaziosissima, il tendalino. E poi Thomas, insomma, quello che è il punto di forza della Friuli Nautica, che voi appunto avete l'azienda in una zona dove molte persone vorrebbero utilizzare la barca, perché io sono stato nella vostra laguna, che credo che sia patrimonio dell'UNESCO, perché comunque se non lo è devi diventarlo, perché è qualcosa di unico e di suggestivo. Quindi questo è un po' è quello che attira tutti, e quando vengono qua dopo devono trovare qualcuno che la barca poi gliela tiene tutto l'anno. Ecco che entrate in gioco voi, come diceva Carla, i servizi che offrite sono davvero a 360. Sì, abbiamo appunto due cantieri, una sede a Marano, una sede a Carlino, come diceva Carla. A Marano abbiamo 1800 metri di cantiere al coperto e 2000 al scoperto, a Carlino abbiamo 1000 al coperto, dove appunto faremo anche questa nuova vetrina. E i servizi che noi facciamo sono alaggio e varo, lavaggio carena, abbiamo lucidature, antifisattive, i trattamenti osmosi, siamo veneziani autorizzati, quindi riusciamo a fare un trattamento completo, un ciclo completo con garanzia veneziani. Ecco, io volevo sottolineare che se alcuni brand che abbiamo nominato, Italmar, Alta Marea, Tuccoli, hanno scelto Friuli Nautica, è perché probabilmente proprio questi servizi sono quelli che loro ritengono fondamentali per far sì che il cliente che acquista un loro prodotto, perché tramite voi acquistano il loro prodotto, poi si senta servito in ogni punto, come è giusto che sia per chi si avvicina all'acquisto di una barca così importante. Quindi quando questi brand si scelgono è perché probabilmente loro hanno riscontrato tutto quello che si aspettavano di trovare. Quindi questo è uno dei punti di forza della Friuli Nautica. Poi è chiaro che oggi vediamo qua alcuni modelli di quelli che voi avete, che rappresentate, che avete in pronta consegna, ma quello che è il vostro. Esatto. Ecco, ne avete altre che non sono qua? Altre che non sono qua, perché comunque qua abbiamo portato... Lo spazio era questo? Lo spazio era questo, però abbiamo in pronta consegna anche delle versioni open della cantiere Silver Marine, e comunque anche gli altri cantieri, Mingola, Italmar, Alta Marea. Alta Marea per esempio ha dei gommoni veramente belli, cabinati, quindi saliamo ovviamente di metri. E in cantiere ne abbiamo un 35 GT da poter far vedere al cliente, e quindi come esposizione. Poi abbiamo parecchi Open 19 della Italmar da poter far vedere al cliente. Abbiamo una VA, più di una, 20 Plus, sempre in cantiere, in rimessaggio invernale. Quindi abbiamo parecchi prodotti da poter far vedere alla gente che vuole iniziare o comunque che vuole prendere una barca.
Consiglio a tutti di venire tanto a conoscere sia Thomas che Carla, che sono due persone fantastiche. Venite qua, parlateci e magari trovate la barca che stavate aspettando, e poi godetevi questa zona, perché è veramente una zona bella, bella e suggestiva. Si torna indietro nel tempo, sembra di fare una macchina del tempo che ti riporta a qualcosa che non ti aspetti di trovare ancora. Io quando l'ho girata è una laguna pazzesca. Sì, è una laguna bellissima, infatti anche per questo motivo abbiamo pensato da poco tempo di collaborare con Custom Boats e di poter creare una barca diciamo quasi esclusivamente per la laguna, che è un cacciapesca che verrà creato prossimamente. Abbiamo solo un progetto in piedi e quindi verrà motorizzato Honda. È stato un po' creato per il cacciapesca di una volta, uso classico, non è una cosa impegnativa, ha un prezzo modico, e quindi quando riusciremo a produrlo sicuramente, insomma, ci faremo una battuta di pesca o di caccia? Ma sì, ci faremo sicuramente una battuta di pesca. Complimenti a Carla, complimenti a Thomas, perché davvero siete una bella immagine, una bella realtà, e verrò a trovarvi da voi in sede, no, per far vedere a loro tutto quello che voi avete elencato e quello che oggi abbiamo visto qua. Ti aspettiamo volentieri. Verremo sicuramente, grazie a Carla e grazie a grazie. Thomas. Grazie a te Francesco, ti aspettiamo a Marano. Grazie mille, ciao Thomas. Ciao. I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that SPX, The New Generation Rib.
solcare i mari è reale. Navigare è virtuale. Suzuki è Smart Vai. Acquista il tuo motore fuori bordo Suzuki. Approfitta delle promozioni sul nuovo negozio online.